Non è come sembra? Oddio, crede che sia sangue vero! No, no, metta via la pistola! Senti un colpo d'arma da fuoco? Oh, porca di quella porca! Salve a tutti, sono Gamer e benvenuti su Life is Strange 2. Oh mio Dio, non ci posso credere di essere su questo gioco. Sarebbe dovuto uscire domani pomeriggio, ma invece il gioco è stato rilasciato 24 ore prima e mi ci sono letteralmente buttato a capofitto. Prima di tutto vorrei ringraziare Francesca, che è stata così gentile da farmi avere la chiave del gioco, che è la stessa iscritta, gentilissima, che ci ha fatto anche giocare a Shadow of the Tomb Raider. Grazie Francesca! Allora, è passato un sacco di tempo dalle avventure di Max e Chloe, ma è lo stesso universo, perché all'inizio del gioco mi ha domandato se io avevo giocato prima di tutto a Life is Strange 1 e se avessi deciso o meno che Arcadia Bay fosse distrutta. Sapete bene, chi ha seguito la mia serie, che io invece ho preferito sacrificare Chloe piuttosto che una città con 10-20.000 abitanti. Quindi è facile che ci troviamo sullo stesso universo effettivo di Max e Chloe. Non penso che incontreremo Max, ovviamente, ma un uomo può sempre sperare. Questa volta invece le vicende narreranno le disgrazie, le disavventure di una coppia di fratelli che, in seguito al manifestarsi di un superpotere che ancora non so quale sia, proveranno a fuggire verso il Messico. Quindi possiamo aspettarci che la situazione prenda una brutta piega molto in fretta. Ma bando alle ciance e vediamo di provarci il gioco. Quindi buona visione. Dal rumore siamo all'interno di un'auto. Vediamo un po'. L'auto di un poliziotto, l'agente Matthews, è del 28 ottobre del 2016. Quindi sono passati qualche annetto, forse credo 3-4 anni dagli eventi del primo Life is Strange. Dovremmo essere a Seattle, se ho capito bene. Mi pare che Max si fosse trasferita a Seattle quando da giovane era partita da Arcadia Bay. Quindi non so se le due cose saranno collegate. Siamo pochi giorni prima di Halloween, peraltro. Ho visto qualche decorazione qua e là. Oddio, che è successo? Oh mio Dio. Buongiorno. Ci sono dei ragazzini che parlano. Oi, senti un colpo d'arma da fuoco? Oh, porca di quella porca! Ok! Credo fosse tipo un'onda d'urto. Cos'è stato? Oh no! Oh no! Cosa boia è successo? Peraltro tutti armati. Cosa? Credo che la gente abbia sparato a qualcuno e poi è arrivata a sonda d'urto. Ok! Gioco mi hai già convinto fino all'inizio. Peraltro, se ho capito bene, questi due ragazzini sono i vicini del ragazzino le cui avventure abbiamo visto 3 mesi fa. Vi ricordate quando abbiamo giocato a Capitan Spirit? E abbiamo visto sul finale due ragazzini. Vi ricordate che quando lui stava cadendo dalla casetta sull'albero è come se avesse levitato prima di toccare terra? Quindi potrebbe essere lo stesso potere. Poi abbiamo visto quei due ragazzini, abbiamo pensato che fosse lui che avesse i superpoteri, e invece no, probabilmente è uno di loro due. Però non credo sia la stessa città, perché lì erano in una zona dispersa di montagna. Quindi è facile che questa sia un'altra città. Probabilmente erano dei nonni, erano in vacanza, vai a sapere. Scusi, signorina Stalker, cortesemente si può allontanare? No. Hey Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about yo Jen, see you at the party. Ma per favore. Let me know if I should Oh my god, you thirsty bitch. No, chica. Here, let Lila the love witch work her magic. No, okay, brutta idea. Don't make me sound like a loser. È un po' tardi, tizio. Matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Bastarda. Would be awesome to see. Un sacco vederti. What? No, no. I texted that. It's a good start. Ma per favore. Back, you'll see. Secondo me no. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud. Sì, in effetti. È una normale festa, tizio, è così che funzionano. Ma ha risposto? Davvero? The suspense is killing me. It's dad. No. Home after school. Ma come? Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean.
Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Sì, questo è vero. Oh, it's Jen. No, come ha risposto a te? She can't wait to see us at the party. What? Really? Yes. Told you I would work my matchmaker magic. Hai messo un uno, giovine, uno, neanche so, per risparmiare sui caratteri. So what should I wear tonight? A condom. Paying plenty of attention and sex. Abbiamo una nuova Chloe, mi sa, eh. Vedo un capitano simpatia seduto lì. I love birds. Back from the loony bin. Shut the fuck up, dickhead. Oh, brava tizia. Abbiamo il vicino simpaticone. Yep. Always true to himself. Sì, mi sa che siamo veramente vicini a Halloween, a giudicare dalle decorazioni. Tante decorazioni, agli americani piace tantissimo Halloween. Man, we need to find a couch for your yard one day. Perché? Così ti ci vanno tutti gli insetti, che schifume, non mi ci siederei mai. No, no. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me. Vabbè. Because you were alone, your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want a hit or not? No, grazie, non ho mai fumato e non ci tengo, onestamente, divertiti. Nah, maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? No, nessuno dovrebbe fumare, tizio, eh. Piccoli giovani in astinenza crescono per una sigaretta, avanti. Speaking of weed, I got that covered tonight. Ah, grazie. What else do we need? Non lo so, metanfetamina. Rick said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you don't doing? Don't move. You're my human post-it note. Ma usa un pezzo di carta! First we need money for supplies. Ok, vado a svaligiare la banca. Munchies. Vado a svaligiare un supermercato. Chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six pack from dad if he's got it. Una roba incredibile proprio. Think of maybe just sending a text instead? Troppo moderna. Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Ma invidiosa? Oh, one last thing. See? Oh. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Oh, stop. Idiota. Room, punk. Non ha scritto condom, né un preservativo. Ha fatto una... È un pisello? Ah. Quello è un pisello? Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. Perché ce l'ha anche lei il pisello, no? My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. Beh, non ci vuol tanto, eh. These fucking planes, man. Che hanno? I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Che pensieri tristi all'improvviso. So fast. Questo è vero. Get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Ah, mi ricordo anch'io quel periodo. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Aspetta, 1452. È lo stesso identico indirizzo che ha detto il poliziotto prima. Ok. Lasciamo stare. Quindi sta per accadere effettivamente qualcosa. Non è possibile! Oppure saremo sempre amici. Peraltro c'è una curiosa relazione fra di loro, eh. Lei mi pare la classica amica, quella che fa un po' la maschilina, la stronzettina, che però in fondo ci tiene a te, è segretamente innamorata e adesso noto quella grandissima quantità di uccelli sopra i fili dell'alta tensione. Ma vabbè, dettagli, saremo sempre amici. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me. Whatever. You heard of the internet? No, cos'è? No way distance can tear us apart. Anche Max e Chloe lo dicevano, eh? Yeah, you're right. E guarda come è andata a finire. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Oh, vabbè, dai, una buona amica in effetti, eh. Si preoccupa per te. Hello, Friday night. Oh, senti, va meglio a te che a me, eh. Io lavoro 7 giorni su 7, quindi non c'è differenza. Venerdì, mercoledì, sono tutti giorni lavorativi. Ah, che bello, YouTube. Buongiorno. Padre, fratello. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. C'è, ne hai due, non è che ne hai 100.000. I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. Che c'entri she tu? Said, bug her, not me. Hey. Not exactly her type.
You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. Che è successo? That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Christmas. Oh, ma per favore! I have to go, get ready for a party and stuff. So, well, if you want to attend to a party and stuff... Mi piace troppo come sta parlando. Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Ti strappo quel dito. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final choco crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Infatti ci pieno di carie, ma vabbè. Poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with the home. Padre, non dica così. And a garage. Me. Come on, Judge. Let him decide. No, metto il padre, mi ha preso tantissimo che si è immedesimato recitando la parte, che è qualcosa di incredibile. Poi c'ha quell'accento un po' spagnolo. E adesso decidiamo. Vince il signor Diaz. Daniel è innocente o siete entrambi colpevoli? Oh, ma avete rotto la ciolla. Io sono il giudice, decido io e me lo pappo io. Both guilty of wasting my time. Oh. Case closed. What? No fair. Dad. Dad. What is this? My own flesh and blood tosses me under the bus. He sucks. Ma come? Okay. Prima chiedete la mia opinione e poi vi ripellate. Ok. And you better play nice together. Fidati. Yeah. L'adoro. To my room too. Yeah? Don't hurry back. Presumo che la madre non sia nell'equazione a sto punto, eh. Oh, senti, tutto bene quel che finisce bene. Ah, e finalmente siamo nel gioco. E inizia la fase del... Ehi, cerchiamo ogni singolo oggetto all'interno della casa in modo tale che posso cercare di conoscere meglio i personaggi e la loro vita. Guarda che buio di televisore. Beh, è di certo una famiglia che se la passa abbastanza bene finanziariamente, eh. Il padre credo sia un meccanico perché ha detto che aveva un motore da riparare. Guarda che roba, il caminetto, la TV. Hanno la Playbox, ma è bellissima. I don't know who plays more, Daniel or Dad. Ok, lui non è quindi un appassionato di videogiochi. Zucca finta. Eh beh sì, siamo sotto Halloween comunque. Jeez, how old is this? Sì, in effetti. We've had it since I was 10. Peraltro devo dire che lo stile grafico di Life is Strange ha fatto dei passi avanti da gigante. Davvero, vi guardavo anche prima le animazioni facciali dei personaggi. Wow, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Peraltro le avventure di Life is Strange sono sempre durante il periodo di Halloween, peraltro. Apri lo zaino e controlla i tuoi obiettivi. Obiettivi, cerca degli snack, trova da bere per la festa, chiedi dei soldi a papà, trova una coperta. Questo è quello che lui ha in tasca e questo è quello che ha nello zaino. Quindi il nostro protagonista si chiama Diaz Sean Eduardo, 1452 Lewis Avenue, sì sì, e questa è effettivamente la via che ha detto prima il poliziotto. Ha la foto di suo padre con sé, Laila dice che assomiglia molto a papà, lo prenderà come un complimento. Beh, è un bell'uomo, non so quanti anni abbia tuo padre. $3.20 nel portafoglio, questa volta cercherò di non perderlo, non come all'ultima festa. Sì, perché guarda, perdi un patrimonio incredibile, poi ha un accendino di papà. Adoro questo vecchio accendino di papà, però non gli piacerebbe sapere il motivo per cui lo porto sempre con me. Ah beh, perché ogni tanto ti fumi una sigaretta. E questo è il biglietto di Jen. Mi ha dato una mano qualche settimana fa, è davvero fantastica. Ah, quindi è la prima donna che ti ha parlato e ti ci sei innamorato in automatico. Una bottiglia d'acqua, non vado mai da nessuna parte senza acqua. Anch'io ci vado avanti e indietro perché mi si secca facilmente la gola, soprattutto quando faccio commentary. Chiave per skateboard, è da un mese che non vado alla pista da skateboard. Quando inizierà a piovere sarà troppo tardi. Un poster, un volantino contro il bullismo. Continuano a distribuirli a scuola, ma tanto finiscono sempre nella spazzatura. Il bullismo è una brutta bestia in effetti, eh. Adesso è preso un attimino più in considerazione, ma ancora è difficile che venga fuori qualcosa. Questo cos'è? La verifica. Odio le domande a risposta multipla. Non ne azzecco una. In effetti tendono ad essere ingannevoli, ma almeno non devi starti a rompere la ciola come quando devi scrivere i papiri. Mi ricordo anch'io all'università, che rottura di maronzoli. Peraltro davvero sembra vivere in un quartiere abbastanza buono. La via è abbastanza tranquilla. Ma è una famiglia che se la passa abbastanza bene comunque. Un DVD. Every Christmas dad wants to watch the Lord of the Rings. No, per favore no. Ah, questo mi sa che è il tavolo in cui normalmente può lavorare il fratellino. Quindi gli ha creato una zona dedicata in modo tale che non ti rovini il tavolo di casa.
Oddio, a parte che gli americani non mangiano quasi mai al tavolo, o mangiano davanti alla televisione, o mangiano su questi banconi. Ammetto che mi sarebbe sempre piaciuto avere una penisola così, mi piacciono da morire. E questa famiglia, lo sapevo, mangia davanti alla televisione, guarda un po' con gli avanzi del cinese, sarà? Dad hates sushi. Come l'ho detto, giapponese, ti perdono. Che gentile, che gentile. Mi ricordo, un mio amico mi portava a prendere il gelato per tutti. E prendiamo una bella ciotolone di gelato per tutta la famiglia. Avevamo appena cenato a casa dei miei. Dico, mi fa, tu che gusto vuoi? Cocco. Ma a me non piace. Oh, si era impuntato a non ordinarlo. Ok, senti, ci stanno 13-14 palline di gelato. Io mi ordino il cocco, non è che ti obbligo a mangiarlo. Oh, non l'ha voluto ordinare perché a lui non piaceva. Ma porca di quella porca, il barattolo dei risparmi. Cos'è? Come quegli americani che hanno la cosiddetta swear jar, un contenitore in cui metti il monetino ogni volta che qualcuno dice una parolaccia. Drug money, soldi per la droga, mi par giusto. Aspetta, ruba dei soldi, $10. Se nessuno vede nulla. No harm. No, ma che. Tanto nessuno si mette a contare le monetine. A parte, Ciccio, sono monetine. Avrei dovuto raccogliere 76 tonnellate di monetine. Posso anche rimetterli a posto nel caso mi fossi pentito. Sono soldi per la droga, giuro papà, li spenderò in droga. Che cucina un po' triste. Allora, mi servono degli snack, di sicuro potrebbero essere qua sopra. Vediamo un po' cosa abbiamo di bello. Abbiamo dei biscotti, dolcetti di Halloween. Però c'è chitto non mangiare, sono per Halloween. E delle patatine. Vado di salato, sono una persona più da salato, onestamente. Sì, ma scusa, possiamo prendere anche i biscotti? No, li possiamo scambiare. Oh, ma che due maronzoli, però... adesso ci vuole i dolcetti. Si era intuito dalle decorazioni, in effetti, eh. Sì, ma non possiamo portare solo un sacchetto di patatine. Perché quella porca, ci serve qualcos'altro da mangiare. Perfetto, beh, sarà tutto in frigorifero, probabilmente le bevande. Vediamo un po' il grande frigorifero che gli americani mangiano talmente tanto bene. Cioè, maionese, salsa, latte, il ketchup, un barattolo di polpa di pomodoro, altra senape, preparati di robe pronti all'uso, birre, impasto per biscotti, uova e carne. Cioè, vabbè, lasciamo stare. Birra, l'impasto per biscotti aperto? Ah! Daniel could live off this crap. Ma perché? Adesso che ci vuole i biscotti fatti in casa? Ma comprati il mulino bianco americano, ci sarà qualcosa del genere. Allora, andiamo di bibite analcoliche. Non sto a portare la birretta. Sì, appunto, che poi magari, aspetta, dici, bevo un goccio così sono meno nervoso. Beh, gli vomiti addosso, vedi che altro che una notte da leoni, eh. Non sto a cliccare su tutti gli oggetti perché sennò non finiamo più. Questa è la camera di Daniel. Ehi, fratellino, nuovo messaggio ricevuto da Laila. Adesso arrivo. È in camera? Che stai facendo lì dentro? No, è troppo giovane per far cosacce a porta chiusa, ma vabbè, dettagli. Qui hanno il bagno. Con doccia più vasca da bagno. Moderno in effetti. Ok, ci sono un attimino perdite di muffa e il resto. Però dai, no, davvero non penso se la passino così male. A parte che il gabinetto rintanato qua dietro è di una scomodità infinita. Ma vabbè, dettagli. Cesta per la biancheria. Mi sa che qualcuno dovrebbe dare una sistemata, eh. Well, it's not my turn to do the laundry. E con questa scusa normalmente si ritrovano tonnellate e tonnellate di panni. Io l'ho fatta stamattina alla biancheria, quindi sono a posto per un po'. Prova il discorso. Che discorso? Ehi, piccola. Ciao, vuoi venire a letto con me? What's up? Ma per favore. Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Per favore, sì, te lo chiedo anch'io. Ah, qua non è che neanche comincia ormai. Hey, you wanna share my blanket? Sì, ed è così che arrivano le denunce, amico mio. Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? No, probabilmente ti dirà di no. Not bad. Remember, don't be too thirsty. Ma perché? Ma perché, senti, lavati i denti che è meglio. Daniel better not use my toothbrush again. Ah, no, no, è un crimine contro l'umanità usare lo spazzolino di un altro. No, mi salgono i cognati di vomito. I'm broke, so I better find some cash for tonight. Sì, dopo li chiediamo a Pappino. Una fattura? Vediamo un po'. Fattura da 2624? È una fattura emessa dal padre, peraltro. Quindi si è fatto pagare $2624, di cui 974 sono pezzi e 1650
di mano d'opera. Vabbè che ha ricostruito un motore di un GTO degli anni 70. Per questo non se la passa effettivamente così male. Ha un buon lavoro che può gestire probabilmente da casa. Oh, meglio per lui, eh. Aspetta che avevo anche visto una lettera di lamentela. Oddio, speriamo non abbia problemi sta famiglia. That's right. Che pendejo. Pendeco vuol dire stronzo, mi pare. Gentile signor Diaz, il confine della sua proprietà supera quello della mia. E i suoi figli fanno parecchio rumore e non stanno mai dalla loro parte. E ho già chiesto varie volte di costruire una recinzione vera e propria e legale, non più alta di 1,80 metri secondo le leggi di Seattle, tra le nostre due proprietà, ma lei non l'ha ancora fatto. Conosco i miei diritti da cittadino americano, magari lei no. Ah, perché è straniero, bravo! Bravo, proprio maturo, eh. In ogni caso, mi aspetto che anche lei segua le regole. Se non costruisce una recinzione vera e propria, sarò costretto a citarla in tribunale per danni. Il suo vicino mi sa che è il padre del simpaticone che abbiamo visto prima, eh. C'ho quella vaghissimissima impressione, ma vabbè, dettagli. Ok. Allora, ci servono i soldi da padre. Padre? Aspetta che è arrivato anche un messaggio di Laila. Pronto per la festa? Rispondimi, io ci porto quel figo di tuo papà. Laila, ti odio tantissimo. Aspetta, vediamo se possiamo anche vedere gli altri messaggi. Papà, torni presto. Jen non ci ha risposto, eh. Jen ha risposto a Laila, che lei, Laila, ha detto, non vedo l'ora di vederci. Secondo me gli ha risposto solo di Laila, ma vabbè. Il capo? Guarisci che la prossima settimana dobbiamo fare l'inventario. Mi sa che lavora tipo in un supermercato o altro. Buoni, intanto vediamo di scroccare un po' di soldi da papino. Non si vede niente. Accendi la luce, tizio. Coperte. Beh, è una famiglia a cui piace andare in bicicletta. Oh, bicicletta da donna e non ho visto madre. Cos'è successo a madre? Vediamo un po'. Dad should just sell that other bike. Quindi non scopriamo cosa sia accaduto alla madre. Non sappiamo se se n'è andata o se è morta o altro. Qui abbiamo dei vecchi scatoloni che probabilmente saranno roba della madre. How long is he gonna keep all this? Oi, trovata la coperta. Prendi la coperta intanto. Sì, sarà praticamente piena di ragni e schifi. Roba da sci. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Sì, è una famiglia altamente sportiva. Peraltro, questo è il tipico garage degli americani, ma quelli costruiti un po' a culo, con due travi di legno, che è la tristitudine infinita. Cioè, ma santo cielo, perché gli americani vanno sempre così a risparmio con le case? Ui là, va che murale. Cos'è, un polipo con la chiave inglese, i cacciavite, bello. Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. È un bel lavoro. Well, of course. He asked Daniel too. Ah, ecco, la parte sotto l'ha fatta il bambino, in effetti. Beh, dai, ci sta. No, è carina. È un genitore molto più moderno di quanto uno si immagini. Però dovete vedere di stirare e lavarvi la roba, ragazzi. Porchi di quella iperporca. Padre? Padre, sei in zona? Al ladro di cioccolato. Sì, sì, sono io, padre. Mobile rosso. Sì, che pensimi. Dobbiamo cercare di accontentarlo, perché sennò non ci dai soldi dopo. There's no wrench here. Ah, shoot, must be somewhere else then. Ecco, dove? Ok. It's a 16mm reversible flex wrench. 16 mm con cricchetto reversibile? Cos'è un cricchetto reversibile? È pieno di attrezzi. Chi è Sam? Questa... No, questo ha un coso reversibile, in effetti. Ma le dimensioni non combaciavano. Padre, quanti attrezzi c'hai? E quest'altra? 16 mm, c'è il coso dietro? Ah, probabilmente si può piegare di 90 gradi. Ecco perché... È praticissimo allora da suo punto di vista. Ok, no, no, no. Where's my wrench? Ecco qua, un secondo, padre. Hold your horses, I'm on it. Trovata, tenga, padre. Hey, yes, that's the one. Oh, perfetto, sono $100. So you did learn something from your old man after all. Fidati. Yeah. All right, just let me tighten this. E gli esplode un tubo in faccia. So. Oh, ok. Why you decided to come and join your old man under the hood? No. Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. Voglio fare il fotomodello, papà. Supporta la mia bazione. Dai, è un ragazzino. Cioè,
Io pensavo di fare inizialmente il tecnico informatico, poi sono finito a studiare psicologia, poi mi sono messo a insegnare, poi mi sono messo a lavorare di una scrivania in un ufficio, poi ho continuato a fare il tecnico informatico, sono finito a farlo youtuber. Domani potrei fare, non lo so, il castratore di canguri. Il castratore di canguri, che potrebbe essere il lavoro del futuro. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. Ecco, appunto. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Ma madre? Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico. Puerto Lobos. But until then, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Oila, parliamone. Quindi questo non è per un cliente, è per il figlio. Ecco, vedi che ti lamenti sempre di tuo padre. Il classico adolescente che deve fare lo stronzetto col fratello piccolo e il passivo aggressivo col padre. Stammi lontano, ho bisogno dei miei spazi, mi stai soffocando. Come on, it's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Dappertutto, tizio, By the way, I was wondering how long it takes. Ecco, lo sapevo che sapevi. You need money for the party tonight, right? No, bisogna dei soldi per la droga. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Oh, weed? Così diretto. No, papà, in realtà li donerò al WWF. Quindi posso mentirgli dicendogli cazzatine per Halloween o essere onesto. Allora, piccola parentesi. Se c'è una cosa che adoro del rapporto con i miei genitori e che fin da quando ero bambino piccolo è stato un rapporto di onestà in cui ci si parlava in maniera molto diretta, come fossimo veramente adulti che si rispettano a vicenda, che è ciò che dovrebbe essere in famiglia, non è che ti devi paraculare o altro. Quindi voglio essere onesto con mio padre, sì, probabilmente mi fumerà una marea di canne. Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's gotta get home somehow. Questo è vero. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Tranquillo, faremo l'autostop con gli sconosciuti. Oh, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie. Oh, bravo! Thanks, Dad. Apprezza di più tuo padre, ragazzo. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Questo è vero. Questo è vero. Non preoccuparti da noi. No, no, è tuo padre. Si preoccuperà per te fino alla fine dei suoi giorni. E quando morirà, tornerà dall'oltretomba perché sarà ancora più preoccupato. Porca di quella porca. When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico? No. Padre, mi racconti le sue avventure da gigolo in Mexico. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Thanks, Dad. Hey, not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Sì, ma solo se ti rimetti tutta la camicia nei pantaloni o la cavi completamente, perché metà e metà mi sale il fastidio. Dai, dagli un abbraccione. But not too much. I won't. Promise. Bye, love ya. I love you too, hijo. Però sul tono di voce sul finale mi è sembrato abbastanza triste. Quadro religioso, beh sì, i messicani sono molto religiosi. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. Ah, stessa cosa hanno fatto anche i miei, mi hanno permesso di scegliere. C'è una foto di madre. Running the garage was Dad's dream. Ok. I'm proud of him. Oh, senti, si mantiene la famiglia, sta facendo un ottimo lavoro, sta guadagnando bei soldoni. E soprattutto è uno che lavora tutto il giorno, quindi voglio dire. Però neanche una foto di madre.
non ho trovato nessuna informazione per adesso. Davvero, io ho avuto una buona famiglia. I genitori non sono perfetti e non c'è un modo per essere un perfetto genitore. Non c'è la guida, ci sono un sacco di libri. Ma personalmente ogni esperienza genitoriale è differente dalle altre. Ognuno l'affronta in maniera differente. Perciò, ragazzo mio, ringrazio ancora che hai un padre che si preoccupa così tanto per te. Perché tanti figli si lamentano dei propri genitori. Ma credimi che quando non avrai più quei due rompipalle che si preoccupano per te, okay, ti sentirai un bel po' solo. Buono, allora vediamo di riempire sto buio di zaino. Abbiamo anche i soldi per i preservativi, yay! Non ci faremo niente, ci faremo i palloncini probabilmente. O ci faremo i gavettoni ad acqua, quei cavolo di cosi tengono 76 litri d'acqua, una roba incredibile. Sì, quando avevo tipo 11-12 anni l'ho usato per riempirlo d'acqua. Finally, ready to go. Davanti, chi non l'ha fatto? Time to Skype Lila on my laptop. Ok, contattare Lila su Skype. Chi è che usa Skype ancora davvero il giorno d'oggi? È una vita che non lo uso. Lo usavo all'inizio quando ho cominciato a lavorare come youtuber per contattare qualche collega. Ma da allora non mi ricordo neanche i dati d'accesso. Cos'è successo sta parete? Cioè, padre dovrebbe ridare una mano di colore leggera. Leggera? Nuovo messaggio da Harv. Che boia è Harv? Yo, Dios! Mi hanno detto che vuoi farti la morfe. Ok, gli posso rispondere? Lo posso mandare a cagare in qualche modo? Direi di no. Vedo la tipica divisa da dipendente del supermercato. I so don't wanna work this weekend. Ah, lavora nei fine settimana. No, ma è giusto. Io ho, tra virgolette, lavorato fin da quando ero bambino. Nell'estate di quando avevo 10 anni c'era sto negozietto di animali nel mio paesello. Oh, io gli ho chiesto, posso darti una mano? Ho passato l'intera estate a dargli una mano con gli animali. È stata una delle migliori estate della mia vita. Vedo, peraltro, libri d'arte, disegni. Beh, lui è un artista. Tutti i protagonisti di Life is Strange, peraltro, hanno un rapporto con l'arte e via dicendo. Chloe aveva i suoi graffiti e disegnava in giro. Max aveva le fotografie e anche lui, ancora una volta, al disegno. E anche il ragazzino della demo ha imparato un libro fantasy comodino. Cosa c'è nel comodino? Vediamo un po'. Cos'è? Mi aspettavo altre cose, onestamente. Un giocattolo. Oh. Hi, Gunther. Perché? You stay hidden here. Cosa diavolo? Perché? Peraltro ha un coltello in mano il giocattolo. Ma vabbè, dettagli. Sarà una rivista porno, cellulare vecchio? Dad wants me to keep this junk as backup. Right. Ma anch'io ho i vecchi cellulari in caso di emergenza. I preservativi! Got these for free during sex ed last year. Oh, hai risparmiato un po' di soldi, eh? Che mi ricorda che devo ricomprare i miei, ma vabbè, dettagli. Prendi, non è un po'. Not sure Daniel was ready to be an uncle yet. Peraltro, ciccio, non è tanto solo per la gravidanza. Malattie venere, voglio dire. Te la detto, si preoccupa solo di quelle. Ma quando ti pigli una brutta malattia venera, vedi che ti ricordi. Se avessi utilizzato l'impermeabile sul pipino. Ma ovvio dettagli. Andiamo a disegnare un attimo. Ma sì, donne dududu. Avanti. I should take a good look at the subject before drawing. Tieni premuto per osservare. Ah, quindi lui avrà la possibilità di disegnare di tanto in tanto. Ok, sarà tipo il suo superpotere. Io so disegnare le cose. Ok. Va bene, quindi posso disegnare io sul foglio. Oh, carina. Anche che il Dylan Gamer non sa disegnare una ciola di niente. Ok, uno schizzo molto veloce. Ah, adesso prima le linee erano tratteggiate. E adesso sono più definite. Vediamo di migliorarlo. Oh, un bozzetto decisamente migliore. Non è un task. Good job. Sì, perché qua sono passati 30 secondi, ma immagino ci voglia quel quarto d'ora nella mia grande ignoranza artistica. No, il Delon Gamer e le cose artistiche lasciamo stare, già tanto che riesco a fare le miniature col computer. Ma vabbè, abbiamo le genti che ci aspettano su Skype. Aspetta, aspetta, c'è un armadietto anche qua sotto? Troverò qualcosa di compromettente, ragazzo. Un bong? Eric got some purple last month. It was fucking insane. Portiamoci via anche il bong. Lila provides the weed tonight. I better be ready. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Ah, l'ha preso solamente in giro. La mia prima sbornia è stato un incidente. La mia prima sbornia è stato veramente un incidente. Avevo 11 anni ed erano venuti questi amici dall'Umbria e ci avevano portato tipo un fragolino, che era un vino dolcissimo.
Era buono, vi giuro, era tanto tanto buono. Mi sono imbriacato alla velocità della luce, ma era ciocca tranquilla da proprio da ragazzino. È stato veramente anche dolce. Ah, il fragolino, quel fragolino era molto buono. Skype, scelgo te, chiama Laila, ok? Laila, ho trovato il bong, facciamoci di trocche. Oh mio Dio, l'interfaccia più o meno di Skype, da quanto tempo? Ciao. Non ti denudare cortesemente. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack. Yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. E basta. Che vuoi? Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Ciao, vuoi uscire con me? Played cool. Talk about the gig last week. Get to know her tastes. Oh my god. You did rehearse your moves for tonight. No. You're totally into her. No. No, ma io mo. Ma lascia Laila da. Io già. Sì, ok, sono fottuto di brutto. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. Sì, ti ha rivolto la parola una volta e sei innamorato. Just be yourself. That's why she's into you. Sean, oh, ma un colpo. I made zombie blood. Scusa, ma bussare? Corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Laila. Ciao. My room, Daniel. I was just... Come on, man. Just the... Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, I know. È un po' rude, tizio, eh? Anyway. Sean, you're an asshole. In effetti. But... I wanna see zombie blood if you don't. Hai ragione, scusa. Sì, dai, diamole ragione a una donna. Le donne hanno sempre ragione, ricordatelo. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. No, please. We're gonna. Posso interagire con l'ambiente? Maybe tonight's the night. Lo voglio anch'io la lava lampa. Jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Addirittura. Okay. Dai, buona Chloe 2.0. I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Let me see that drawing. Non è un disegno porno, giuro. My masterpiece. Uguale. Uguale proprio. Oh shit. Che succede? I just posted her outfit for tonight. What? No, non controllo, giuro. Maledetto Facebook, perché adesso mi viene voglia di controllare? Wow. Cos'è? Cos'è? I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Sì, in effetti. You will see. C'è mio fratello che urla là fuori, non commentare. LOL o cuoricino. Ups, mi è scappato il dito, non volevo. Fatti i cavoli tuoi, Laila. Hey, come on. It's just a heart. I like your hair, okay? No big deal. Sure. Laila, sei segretamente innamorata di me? Piccolo dettaglio, ma vabbè. Dude, she already likes you. Don't blow it. Non lo so, quando me lo ripeti in continuazione, ci credo anche di meno, in effetti. Ma che è sto casino? Hold on, è il vicino. Something's going on outside. Che sta capendo? Ehi, è un ragazzino. Che don't ever touch my brother. Oila. Fuck you, Diaz. You got this fake blood shit all over my shirt. Look, I told you it was an accident. You better leave us alone. Ehi, 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 piano, ragazzino. Behind your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Oh mio Dio, perché dobbiamo sempre avere il vicino fettecchio? Dubita di Daniel o affronta Brett? Dai, è un incidente, è un ragazzino di 8 anni, gli ricompri la maglietta, mamma mia, hai sangue finto, che anche se non va via, amen, sono cose che succedono. Dude, step back. You didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. Hey. What did you just say? You heard me, bitch. Don't. Questo vuol fare a botte, eh? Or what? You're gonna get your daddy. Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You wanna go? No. Yeah, motherfucker. No, oh no.
Razzista schifoso. Stai buono, torna in casa. Appunto. Bastardo. Ma che fetente. No, in faccia. No, oddio, 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 oddio. Che cazzo. Ah, col cane caduto su una roccia. Oh no. La polizia, sotto la polizia, sta per accadere. Agente, stia buono. Non è come sembra. Oh no. Prima ho sentito un colpo d'arma da fuoco. Oddio, crede che sia sangue vero. Crede che sia sangue vero. No, no, metta via la pistola. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. No, papà, papà, non venire qua adesso. Metta via quella pistola. Oh no, sto per parlare al padre. They're good kids, officer. I'm sure they didn't do anything. Oh no. It's gonna be all right. Oh, 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 oh. Non l'ha colpito. No! Aspetta, è stato il ragazzino a fare l'onda d'urto. Non è stato Sean, è stato il ragazzino. Oh mio Dio, oh mio Dio, guarda che pacca. Dimmi che il padre è ancora vivo, dimmi che il padre è ancora vivo, ti prego, dimmi che Mary l'ha colpito alla spalla o altro. Wow! Oh no. Oh no. Che casino. Lui non sa neanche cos'è successo, peraltro. Oddio, la gente non lo vedo bene. Quell'altro deve essere morto definitivamente. Controlla tuo padre. Controlla tuo padre. Oh no. Oh no. No, 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 quello è troppo. L'ha preso in pieno petto. No. Ok, questo non me l'aspettavo. Ragazzi, dovete andare di lì. Che casino. Come gliela fai a giustificare alla polizia sto casino? No, hanno perso entrambi i genitori adesso. Ecco perché hanno deciso di andare in Messico. Adesso ho capito. Il ragazzino è completamente privo di sensi. Si vede che aver lanciato l'onda d'urto, quel che cavolo ha fatto, lo ha completamente privato di energia. Via di qua assolutamente. Cioè ti accusano di duplice omicidio. O magari pensano che il padre abbia tentato di minacciare la gente e siano sparati a vicenda. Ma come gliela giustifichi sta botta? Questo è il tipico indicatore di un'esplosione, anche se non c'è traccia di un'esplosione. Oh mio Dio. Non mi aspettavo un inizio del genere, onestamente. Avevo sentito il colpo d'arma da fuoco all'inizio. Ho detto, magari, sai come finisce nei film? Quando non inquadrano ti fanno credere che abbiano sparato a qualcuno e poi magari era un colpo andato a vuoto. E invece no. Life is Strange 2 è un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore. Le conseguenze delle tue azioni e delle tue decisioni avranno effetto su di te e tuo fratello. Scegli con cautela, The Long Gamer. Non fare cagate come tuo solito. Scusa, gioco. Buono, dai, direi che possiamo concludere qui questa prima parte del primo episodio di Life is Strange 2. Ok, è iniziato veramente col botto. E non mi aspettavo di certo che fosse il ragazzino ad avere il superpotere. Pensavo fossimo noi. Probabilmente non se ne rende neanche conto, perché non si è mai capito come siano nati i superpoteri, chiamiamoli così, sul mondo di Life is Strange. E adesso che il padre è morto, che il vicino è morto e la gente è morto, l'unica cosa che gli resta è la fuga. Mamma mia. Come faranno onestamente? Beh, sono curioso. Ma io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel viaggio in la serie. Condividete i video a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio, che se va tutto bene dovrebbe uscire domani. Ciao ciao!